Roberto Amatuna, sindaco di Pozzallo, ha rivolto proprio in questi giorni un accorato appello al presidente della regione Sicilia, Musumeci, attraverso una lettera aperta in merito agli 85 milioni di euro messi a disposizione dal PON Legalità, oggi a rischio. I fondi, scrive il sindaco, stanziati in parte dal Viminale e in parte dalla regione, potrebbero essere spesi da qui sino al 2023. Ma affinché ciò accada, però, è necessario che si registri un accordo formale tra Roma e Palermo, mentre ciò si è già verificato con le altre quattro regioni meno sviluppate, vale a dire Basilicata, Calabria, Campania e Puglia. Nulla ancora si è mosso su tale fronte per quanto concerne la Sicilia. E tutto ciò nonostante le sollecitazioni da parte dei comuni come il nostro, impegnati in prima linea nell'accoglienza dei migranti. Il pacchetto potrebbe aiutare così i comuni siciliani impegnati in prima linea sul fronte degli sbarchi, ma oggi si assiste ancora ad una fase di stallo che resta incompresa, poiché l'unico blocco sinora erano state le elezioni regionali per il cambio di referenti che si sarebbe registrato. Ad oggi, invece che tale passaggio è già avvenuto, non si spiega perché il pacchetto sia ancora impossibile da sbloccare. Dal Viminale, con cui abbiamo interloquito, ci spiegano di avere serie e concrete difficoltà nel mettersi in contatto con gli uffici regionali competenti, cioè non riescono a trovare fisicamente i referenti che dovrebbero rispondere alle sollecitazioni e istruire le relative pratiche. Insomma, nessuno sembra avere intenzione di prendere in mano la situazione e dare avvio a questi sostanziali aiuti economici che potrebbero davvero essere di fondamentale importanza a tutti i comuni come Pozzallo, che si trovano ad affrontare il problema immigrazione. Amatuna dice ancora: il nostro comune svolge una funzione importante, vorrei dire quasi cruciale, nel contesto della rete di accoglienza istituita per supportare i migranti in arrivo. Il Ministero dell'Interno ci fornisce degli aiuti sostanziali. Vorremmo che lo stesso facesse anche la Ragione, che non ci ha mai supportato con contributi o sostegni di altro genere. Il sindaco lancia così un accorato appello al presidente Musumeci, ritenendo impossibile il rischio di perdita di questi 85 milioni di euro, chiedendo relative risposte e una sollecita attivazione affinché gli apparati burocratici palermitani garantiscano la dovuta risposta al Viminale e affinché Palermo venga in aiuto ai suoi cittadini. Sarebbe davvero difficile da comprendere la perdita di questo importante fondo economico.